Buonasera a tutti, benvenuti alla pizza. Mi presento, per chi non mi conosce, sono Mirko Gomiero, sono attualmente vicepresidente della consulta di quartiere, sono candidato nella lista Lega e abito in questo quartiere dal 2010. L'ho frequentato prima perché nel 2003 avevo aperto un mio studio commercialista per il confine del quartiere. Nel 2010 mi sono trasferito e la prima cosa che ho pensato quando mi sono trasferito in questo quartiere è stata quella di dire, finalmente abito in un quartiere in cui posso andare in centro con un mezzo rapido, veloce e comodo come il tram. Questo è quello che pensavo nel 2010. E io fortunatamente mi sposto generalmente con biciclette, scooter, per dire che la mobilità verde, diciamo, non è un monopolio esclusivo della sinistra. E mi sono alzato una mattina del 2010 e stavo per recarmi in stazione con il mio scooter. Sfortunatamente quel giorno nevicava. E quindi ho detto, è la volta buona che provo a vedere come funziona questo tram. Ho preso il tram, sono arrivato in stazione tranquillamente e quando sono tornato da Venezia con il treno ho cercato nuovamente il tram nella pensilina. Purtroppo però il tram non c'era e non riuscivo a capire perché. Ho chiesto informazioni, mi è stato spiegato che il tram aveva deragliato. Allora, diciamo, è stato subito un inizio un po' traumatico. Allora, anch'io sono rimasto un po' affascinato, diciamo, dalla modernità per l'epoca di questo mezzo. Però dopo mi sono fatto delle domande, anche vedendo le esperienze dei cittadini del quartiere, dagli incidenti che si sono verificati sulla rotaia e quant'altro. Il discorso è che il tram è un mezzo che è stato pianificato dalla giunta Zeronato ormai nel 1997, per cui è un mezzo che una volta che verrà realizzato, speriamo di no, sicuramente il nostro candidato sindaco Pegli vince, se verrà realizzato sarà un mezzo che è vecchio di 25 anni e con il progresso tecnologico che c'è, 25 anni sono praticamente un'era geologica sostanzialmente. Quindi precisiamo, noi non vogliamo praticamente avere una viabilità, diciamo, antiquata, siamo per una mobilità moderna, una mobilità chiaramente efficiente, però il tram nello stesso prototipo con cui viene presentato adesso è un mezzo vecchio. Quindi, a mio avviso, la Guizza, che è un quartiere generoso, dovrebbe portare la propria esperienza al resto della città per evitare questa operazione, perché se ricordate quando c'è stata la costruzione della linea nord-sud Arcella, centro storico Guizza, e il traffico effettivamente è rimasto impigliato in questo cantiere per almeno 2 anni. Quindi è un'esperienza sicuramente da non ripetere, perché il problema fondamentale è quello della rotaia e della corsia preferenziale che fa evitare sostanzialmente il flusso del traffico. Ecco, come rappresentante del quartiere posso dire che l'altro grosso problema che sta vivendo questo rione è quello del superblocco, non so se la maggior parte di voi lo conosce, ma per un esperimento della giunta comunale, un quartiere che si trova proprio qui dietro ha praticamente dovuto alterare completamente la propria, diciamo, il proprio funzionamento del traffico, facendo sì che strade che fino al giorno prima erano normalmente praticabili in un senso logico, improvvisamente sono state deviate, persone si trovano a dover entrare in casa facendo anche 1 chilometro a vuoto sostanzialmente. La giunta ci ha detto che è solo un esperimento di 1 anno, che poi eventualmente, se dovesse andare a buon fine, verrà applicato anche in altre zone della città, in caso contrario invece verrà praticamente, si tornerà alla situazione iniziale. Io penso che questo sia un buon motivo in più per votare il 12 giugno Begin e i suoi candidati, perché penso che se resterà in carica ancora l'attuale giunta, sicuramente non tornerà sui propri passi. Quindi, ripeto ancora, 12 giugno ricordiamoci tutti di andare a votare, e Francesco Peghin e tutta la coalizione. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qui.
Vedo un sacco di persone conosciute, sono anche convinta che molti dei nostri elettori siano in partenza, ecco perché magari qualcuno non lo vediamo tra noi, ma hanno anticipato il weekend per essere qui il 12 giugno ad andare a votare Francesco Peghin. Questo me lo auguro vivamente perché ormai sono giorni e mesi che chiediamo ai padovani di essere presenti e di far sentire la loro voce per un cambiamento reale. Il 12 giugno davvero, oltre al programma, infatti io non anticiperò né la presentazione del nostro candidato sindaco che abbiamo il piacere di avere qua con noi stasera, che io ormai davvero ritengo quasi un amico, perché come dice anche la coordinatrice provinciale è una persona non solo da stimare, è già stimata e stimabile nel suo campo come imprenditore e soprattutto come reale filantropo padovano. Io questo sto continuando a dirlo perché contro questa andremo a votare e supporteremo e daremo la nostra fiducia a una persona per bene, una persona che si sta mettendo a disposizione, tra l'altro con grande coraggio, perché noi sappiamo che la nostra città purtroppo è fatta anche di tante dinamiche complesse, quindi io lo ringrazio vivamente per il coraggio che sta dimostrando e che dimostrerà fino al 12 giugno, perché io dico che chi vuole fare politica in primis deve avere l'obiettivo di mettere a disposizione le proprie competenze specifiche e la propria professionalità a disposizione della nostra comunità, e questo io credo che Francesco Peghin l'abbia già abbondantemente dimostrato. Noi siamo in un quartiere in cui, io lo dico perché lo conosco molto bene, prima di questi anni di mandato appunto della Giunta Giordani era un giardino, era molto più semplice raggiungerlo, e adesso ovviamente noi possiamo vedere qua davanti c'è la fermata del tram, è uno di quei quartieri che è peggiorato via via con l'arrivo del tram, come l'Arcella, ha portato solo degrado, microcriminalità e davvero ha complicato anche la viabilità. L'abbiamo detto anche in consiglio comunale, come capogruppo di Fratelli d'Italia mi sono tanto battuta anche per le scelte ultime, qua dietro c'è un quartiere in cui i residenti arrivano e ci impiegano molto più tempo ad arrivare a casa che non rispetto alla viabilità che era prima, quindi loro invece di semplificare il raggiungimento a casa l'hanno complicata, e sono gli stessi che sono quelli diciamo così ambientalisti con un'ideologia piuttosto spinta, che dicono che c'è bisogno di più verde, e invece io continuo a vedere che si cementificano piuttosto altri spazi che dove si potrebbero invece fare dei parchi, e che vorrebbero meno inquinamento. Meno inquinamento vuol dire anche che le auto debbano ovviamente essere meno accese, invece loro, facendoci fare dei percorsi veramente impraticabili e anche molto lunghi, è ovvio e scontato che la logica vuole che più le auto stanno accese più ci sarà l'inquinamento. Questo ovviamente non vale solo per il quartiere Guizza, io scappo da via Altinate perché ogni volta, questo è così un aneddoto mio personale, ma per arrivare a casa dopo il lavoro ci si impiegava più di un'ora, proprio perché sono tutti sensi unici, nonostante la ZTL comunque non si riesce mai a raggiungere in maniera svelta e fluida la propria abitazione, e io so che questo è uno dei motivi, delle lamentele, delle istanze dei nostri cittadini. Quindi ambiente, sicurezza, degrado, viabilità, che veramente sono tutte promesse che hanno fatto e non hanno mantenuto. Io mi auguro vivamente quindi che, ovviamente con il supporto del partito che rappresento come capogruppo in consiglio comunale a Padova e di tutta la coalizione unita, si riesca veramente a dare una svolta affinché la destra, affinché questa città sia restituita a una destra giovane, dinamica, forte e decisa. Io vi ringrazio tutti e a presto. Che segnale. Buonasera a tutti. Sono Pier Antonio Chiodetto, sono un po' emozionato, è la mia prima volta, quindi cercate di capirmi. Io sono cresciuto qui dietro, alla Guizza, andavo a scuola alla Ricci Curbastro, giocavo al campo del Bassanello fino a quando ho potuto. Quindi questo quartiere è casa mia, come è casa vostra. Sappiamo benissimo quali sono i problemi. Non vorrei neanche citarli, le buche, il tram,
che ha rovinato via Guizza, ci sono un sacco di negozi chiusi, basta che fate quel pezzettino lì e li vedete quanti sono chiusi. L'illuminazione che è solo nelle vie principali, appena esci un pochettino non c'è più. La figlia della mia compagna di 18 anni la sera non ha coraggio di andare fuori con il cane. Ecco, queste sono le cose reali, Checco. Chicco, ascoltami, queste sono le cose reali che noi del quartiere ti chiediamo. Ti chiediamo di riportare la Guizza a quello che merita. Non siamo solo un dormitorio, non siamo solo voti e basta, vogliamo fatti. Chicco, la Guizza Bassanello l'hanno fatta fallire la squadra di calcio, il buon Bonavina che porta solo i soldi alle grandi società. Noi vogliamo i soldi allo sport di base. A chi veramente ha bisogno, perché i nostri ragazzi non devono passare il tempo alla PlayStation, ma se non gli diamo i campi da basket, se non gli diamo i campi da tennis, se non gli diamo i posti di aggregazione, cosa fanno? Queste sono le realtà, Chicco, tu ti devi impegnare, tu devi riportare la Bassanello Guizza al suo splendore e so che tu lo farai perché sei un uomo di parola. Noi siamo tutti per Chicco. Buonasera, buonasera a tutti. Sono felice di essere questa sera, di iniziare il tour dei quartieri qui alla Guizza. La Guizza è un quartiere molto importante, un quartiere tra i più popolosi di Padova, ma un quartiere trascurato, l'abbiamo sentito adesso, un quartiere trattato come una periferia, tanto che molto spesso gli abitanti sono attratti dai servizi di Albignasego, dallo shopping ad Albignasego, quando anche persone vanno ad abitare ad Albignasego. E così è in tutta la città, in tutti i quartieri di periferia. E questo non è bello, non è bello. Guardate, io sono un imprenditore e uno sportivo e a me sono sempre piaciute le sfide nel mio lavoro e le sfide nello sport. E le sfide partono sempre da un sogno che poi si deve tradurre in azioni, in obiettivi. E la sfida per la città, la sfida per rilanciare la nostra città è quello che mi ha spinto a lasciare il mio lavoro per entrare in questa sfida, cioè di una città che è addormentata, una città che è immobile, una città che purtroppo ha perso terreno rispetto a tante altre città. Una città che è stata dimenticata da chi, una volta conquistato il potere, ha pensato più a gestire questo potere dal palazzo e agli affari che al bene della città. Ricordiamocelo questo. Chi di voi l'ha visto il sindaco alla Guizza in questi 5 anni? L'abbiamo visto solo adesso con le sportine in mano e il fotografo dietro al mercato della Guizza a fare campagna elettorale. L'avete visto negli scorsi 5 anni? È una cosa ridicola. Perché vedete, la differenza tra me e lui, si è detto due imprenditori, uno vale l'altro. La differenza tra me e lui è che lui è un imprenditore della grande distribuzione, che ha favorito i supermercati per tutti questi 5 anni. Dicevo, io ho deciso di scendere in campo per servire questa città e la prima cosa che ho deciso di fare, proprio per non incappare in comprensione, è stato quello di dire che non avrei voluto ricevere finanziamenti da nessuno, né dai partiti politici né dai portatori di interesse o immobiliaristi o di qualsiasi altro tipo. Perché per servire la città bisogna essere indipendenti, liberi, e per questo ho deciso anche di rinunciare al mio stipendio da sindaco per devolverlo a un fondo di solidarietà per i più disagiati. E non solo lo stipendio da sindaco, ma anche quello di rinunciando al portavoce, quel portavoce ex segretario del PD che tira i fili del sindaco uscente prendendo 90.000 euro all'anno a spese nostre. Dicevo, una città in declino, una città che purtroppo in recenti classifiche di un'autorevole testata come il Sole 24 Ore
è al 33° posto tra i comuni nazionali, davanti solamente a Rovigo di tutte le città del nord-est, quando Verona e Treviso sono nella top 10. E mi dispiace molto questa cosa qui. E quindi io penso che per riportare Padova dove l'aspetta, dove era una volta, Padova era la capitale del nord-est, la Milano del nord-est, bisogna puntare sull'attrattività. L'attrattività è una visione che guardi a 20 anni, che guardi a progettare la Padova del futuro, a creare opportunità di lavoro ai giovani che lasciano la città per andare a trovare fortuna all'estero. Questo mi piacerebbe realizzare. Una Padova con più cultura, che porti la cultura nei quartieri, che porti in ogni quartiere, anche qui ad Agrizza, degli eventi culturali che possano ravvivare i quartieri che sono stati desertificati dall'apertura di supermercati, dalla pandemia, da tante cose. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di rilanciare il commercio, c'è bisogno di rilanciare il turismo, perché Padova è una città che ha perso tantissimo terreno in questi campi qui. Il turismo la vede veramente indietro. Padova purtroppo ha la metà di presenze turistiche di Verona, di Bologna, il 40% di presenze turistiche in meno di Verona. E io credo che bisogna creare un pacchetto Padova per promuovere Padova nel turismo, insieme alle terme euganee, insieme ai colli euganei, fare qualcosa che punti a promuovere Padova in giro per il mondo. Possiamo farcela, perché Padova è una città bellissima, meravigliosa. E quindi per rilanciare il commercio, che è stato molto provato dalla pandemia, bisogna puntare anche a risolvere alcuni problemi. Il problema più grande che c'è a Padova è quello della sicurezza. È inutile voltarsi dall'altra parte, come è stato fatto fino adesso, ma Padova è al primo posto nazionale per lo spaccio di droga, purtroppo. Da capitale del nord-est è diventata la capitale dello spaccio di droga, risulta all'84° posto per la sicurezza. E non ci si può girare dall'altra parte dicendo che Padova è una città sicura, che Padova è una città che non ha problemi, che le forze dell'ordine non possono risolvere questi problemi, perché sennò sarebbero, diciamo, perderebbero i posti di lavoro. Non possiamo andare avanti così, bisogna portare un comando di polizia municipale in ogni quartiere di Padova, dobbiamo portare. Ma per rilanciare il commercio c'è bisogno anche di risolvere i problemi di questa città. I parcheggi a Padova sono un grandissimo problema, e qui alla Guizza ne abbiamo un esempio in molte parti. Quando sono venuto qui alla Guizza mi è stato detto: guardi, è stato fatto una cosa assurda qui, il famoso blocco, una cosa che impedisce l'accesso per molti cittadini, addirittura rende difficile l'accesso alle proprie case, rende difficile la viabilità, crea molti problemi. Non ne parliamo poi delle richieste dei commercianti di avere due vie di sbocco degli accessi per poter uscire da questa piazza. Tutti i problemi che sono stati posti all'attenzione di questa amministrazione, che non sono stati nemmeno affrontati. I parcheggi, mancano moltissimi parcheggi per i residenti anche qui. Buongiorno signora. Certo. Se si vuole avere sviluppo, bisogna migliorare la viabilità. E anche le nuove linee del tram non sono la risoluzione. Qui alla Guizza abbiamo visto cosa è successo con la prima linea del tram. Abbiamo visto desertificare la via lungo la tratta del tram, dove hanno chiuso molti negozi, purtroppo, di questo, come alla Racella. Ma permettete, certo sì. Permettetemi però di parlare anche di quante bugie sono state dette da questa amministrazione, e vorrei ricordare leggendovi quello che è stato detto 5 anni fa sul programma elettorale del sindaco uscente. Veniva detto: vogliamo una città più sicura, torniamo a vivere in sicurezza ogni ora in tutti i quartieri, e Padova è diventata la capitale dello spaccio.
Prima bugia. Seconda bugia, è stato detto: vogliamo finalmente una città più bella. Si cambia con la ricucitura dell'Arcella e la città storica che passa attraverso la riqualificazione della stazione. Ma voi l'avete vista la stazione di Padova, versa nel degrado, nell'insicurezza totale. Se uno va a Milano, scende in stazione e trova un qualcosa dove fa una passeggiata volentieri. 10 anni fa la stazione di Milano versava in condizioni pietose, sembrava di entrare nel Bronx. Uno viene a Padova, che è una città di 200.000 abitanti, e ha paura ad andare a casa e nessuno dice niente, ci si gira dall'altra parte. Bisogna risolvere questi problemi, bisogna portare la polizia municipale a controllare la stazione, non girarsi dall'altra parte e continuare a dire che si perdono posti di lavoro se si affrontano i temi della sicurezza. Vogliamo finalmente una città... Vogliamo finalmente una città più verde e pulita. Torniamo a respirare aria pulita nella nostra città. E poche settimane fa sono uscite le classifiche di Lega Ambiente che vedono Padova nel podio del PM10. E sentiamo ancora dire che questa città è pulita, che i parchi e piantare alberi stanno risolvendo il problema del verde, e questa è la situazione. Si criminalizzano le automobili, si criminalizzano i parcheggi, e poi la situazione è questa: facciamo i parcheggi e risparmiamo e risolviamo i problemi della città. Ma penso che Padova sia una città che si debba anche prendere cura dei propri cittadini, perché la pandemia ha provato moltissimo molte famiglie, le bollette sono aumentate a causa della guerra, si sono persi molti pensionati con pensioni monoreddito, si trovano con bollette aumentate del 30-40% e fanno fatica ad arrivare a fine mese. Quindi io penso che una città si debba prendere cura di questo disagio, di queste problematiche, fare delle politiche per gli anziani e anche per i disabili che prendano cura delle persone. Noi istituiremo la figura di un consigliere comunale delegato alle politiche per gli anziani soli e per la disabilità, una cosa importante. E per i giovani, abbiamo visto quello che succede nel centro di Padova con le baby gang, dove c'è molto spesso da parte degli anziani, di una donna sola, la paura di andare a fare una passeggiata la sera. Il problema delle baby gang bisogna affrontarlo alla radice, partendo per esempio dall'attività sportiva. Prima sono stato sollecitato dalla tematica della squadra di calcio. Se noi non portiamo e favoriamo lo sport tra i giovani, non potremo risolvere il problema delle baby gang, del disagio sociale. Quindi non si capisce perché sia stata fatta questa politica di voler addirittura cacciare la società sportiva, la Virtus, dall'impianto dove è stata per tanti anni. È una cosa incomprensibile, e sono contento che abbia vinto il ricorso che è stato fatto. Questo vale per molte altre parti della città. Ci sono dei parchi pubblici meravigliosi dove viene fatta attività sportiva, attività per i bambini con i cavalli, e sono stati boicottati perché non fanno parte della cerchia degli amici, dei centri sociali che gestiscono i parchi e magari usano i parchi per fare attività commerciale. Vedete, signori, io credo che se saremo uniti in questa battaglia finale, noi potremo liberare la città da questa cattiva amministrazione. Questa cattiva amministrazione che pensa più agli interessi dei tedeschi, dei supermercati o dei bolognesi di Era. I bolognesi di Era, che da quando hanno comprato l'APS, la società municipalizzata, hanno fatto decadere tantissimo il servizio, per esempio, della raccolta dei rifiuti, il servizio della pulizia della strada. E sapete perché? Perché che cosa gli interessa ai bolognesi di Era, dei cittadini padovani? Loro guardano solamente a massimizzare i loro profitti, non al servizio ai cittadini padovani. Dobbiamo dire basta a questo.
Dobbiamo fermare questo declino, è un'opportunità unica. Il 12 giugno dobbiamo fermare questo declino che addirittura, l'abbiamo sentito pochi giorni fa, ci porta questa amministrazione per cercare di vincere addirittura i 5 Stelle all'amministrazione, i 5 Stelle, quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno e invece si sono ancorati alle poltrone, perché se lasciano quelle poltrone non hanno nemmeno un lavoro, dipendono da quelle poltrone. E io mi ribello a vedere la nostra città, se vincessero, governata da Di Maio, da Toninelli, da Di Battista, da queste persone che stanno portando l'Italia al declino. Mi ribello a questo declino che ha pervaso a Padova per questi 5 anni, perché penso che il declino non sia un destino per Padova. Cerchiamo di fermarlo il 12 giugno e viva Padova, viva tutti voi!